Innanzitutto benvenute e benvenuti a tutti, vedo anche dei volti nuovi stasera, invece anche tanti volti che conosco. Benvenuti alla conferenza di oggi, che contrariamente alle altre volte non sarà di astrologia, ma sarà di discipline orientali, discipline tantriche e soprattutto i chakra. Io come sempre mi ritiro un attimino prima di cominciare, scusate le spalle. Sarvati Namastubham Varadhe Kamrupini Vidyarambham Karishyami Sirdi Bhavatu Mesada Jai Mahat. Ok, di nuovo benvenuti. Un breve saluto ai miei maestri. Poi delle brevi premesse e informazioni che alcuni di voi già conoscono. Praticamente queste conferenze sono organizzate innanzitutto dalla libreria Cavour, da Elisa Martinelli, che avete visto un attimo qui, che tutti conoscete benissimo e che ringraziamo tutti, voi compresi, per offrirci questo spazio che io trovo sempre meraviglioso, è uno spazio per me sacro e quindi è bellissimo poter parlare qui, poter condividere con voi ciò che... Quelle cose che io amo e che pratico. Mi sembra veramente il luogo più adatto. L'altro ente che patrocina queste conferenze è l'Associazione Culturale Jaya Vidya, poi il CIDA, Centro Italiano di Discipline Astrologiche, e ISAR, International Society for Astrological Research. Qui lancio ancora un call per le persone che sono venute all'ultimo convegno. A luglio, tutte le persone che hanno partecipato al convegno di luglio possono scrivere un articolo. Tra tutte le persone sarà scelto un articolo e questa persona, il cui articolo sarà scelto, potrà partecipare al convegno del 2017, luglio. Poi avrà un anno di iscrizione all'ISAR, 2 anni di iscrizione al CIDA e il suo articolo sarà pubblicato sulla rivista internazionale The Professional Astrologer e sulla rivista italiana del CIDA e anche sul sito Jaya Vidya. Quindi chi è venuto alla conferenza entro la fine di gennaio deve inviare l'articolo, perché poi termina il periodo, la deadline finisce appunto alla fine di gennaio. Questa poi è la scuola di astrologia Astravidya, astrologia moderna e astrologia karmica, astrologia karmica di origine indù. E chi vuole può iscriversi o può venire ad apprendere, altrimenti ci saranno sempre delle conferenze qui ogni 15 giorni, come già dall'anno scorso, e ogni conferenza è gratuita, ma nello stesso tempo è più di una conferenza, perché è un vero seminario in cui si apprende l'arte dell'astrologia, che io cerco di portare a tutti con parole molto semplici, senza tradire però la professionalità senza tradire la profondità della materia, perché è una materia molto profonda, molto complessa, però deve essere portata in maniera semplice alle persone affinché tutti poi possano comprenderla anche se non hanno ancora gli strumenti. La prossima conferenza del 26 novembre è la danza degli aspetti. Parleremo degli aspetti interplanetari, che è un settore molto molto affascinante dell'astrologia, quindi vi aspetterò qui. E adesso invece cominciamo con la nostra conferenza sui chakra. A me piace iniziare sempre riportando un pezzo significativo ed è questo che è preso dal Tantra Sarad Bhava. Bhava significa emozione, emozione molto potente, anche emozione spirituale. Quindi questo è il tantra delle emozioni spirituali ed è dedicato questo pezzettino proprio a lei, alla dea Kundalini. O beata, questa Shakti suprema e sottile trascende ogni schema. O Uma, avvolta intorno al punto luminoso. Lei giace addormentata in forma di serpente addormentato e fuori dalla coscienza. Questa dea
dopo aver assorbito nel suo grembo i 14 mondi insieme con la Luna, il Sole e i pianeti, cade in uno stato alterato di coscienza come chi offuscato dal veleno. La suprema risonanza naturale di conoscenza, presente nel suo grembo come Bindu, il punto centrale, la scuote e la risveglia. Allora il fremito del suo corpo crea un vorticoso moto a spirale e così il serpente attraversa i chakra splendenti di energia. Una volta innalzata, essa mostra la sua forma sottile di kundalini e nasce la beatitudine. Ecco, questa è un'antichissima strofa del Tantra Sara. E mi soffermo solo un attimino sulla parola kundalini. Vedete che ci sono due puntini. Allora, voi, chi mi conosce, che viene da sempre alle conferenze, sa che io ho questo pallino della pronuncia esatta dei termini sanscriti e soprattutto dei mantra. Allora, questa, noi di solito siamo abituati a dire kundalini, no? Dice kundalini, ndalini, ndalini, è la lingua che batte sopra l'arcata superiore dei denti, altrimenti poi è un'altra parola, non è più la kundalini. Somiglia anche un pochino alla D perugina, se ci fate caso. Penso che per i perugini sia facilissimo pronunciarlo, sì. Intanto c'è qualche vantaggio, no? Sì. Dai, parecchi vantaggi, è bellissima Perugia. Allora, per parlare dei chakra, per trattare i chakra, per percorrere la strada dei chakra e anche e soprattutto per insegnarla, bisogna conoscere la via. Quindi bisogna aver ricevuto, assorbito e sperimentato la conoscenza dei chakra. Perché adesso è alla moda, no? Servirsi di internet, servirsi di libri divulgativi, va benissimo anche quello, ma non è la via. Allora, i chakra, le fonti dei chakra sono prima le fonti orali, trasmesse da maestro a discepolo, proprio da orecchio, bocca a orecchio, e non venivano mai divulgati per iscritto questi insegnamenti affinché le persone non se ne potessero servire in maniera impropria. Poi, nei secoli successivi, nei millenni successivi, già verso il 2000 avanti Cristo, si cominciò a scrivere sui chakra, e molti testi sono rimasti non tradotti e anche quelli vanno da discepolo a maestro che li traduce per il suo allievo e altri sono stati tradotti come per esempio nel Chandogya Upanishad si parla moltissimo dei chakra, nella Gheranda Sanghita anche si parla moltissimo dei chakra. E quindi pian piano si sono formate delle fonti anche scritte. Ora, da dove vengono le conoscenze che sono trasmesse nei chakra? Già più di 6.000 anni fa, i rishi erano i saggi vedenti, e visionari e profeti, era un misto di tutto. Questi si chiamavano rishi, non c'è una traduzione perfetta di questa parola. Sono tutte quelle parole messe insieme, trasmisero le pratiche che avevano ricevuto dal cosmo, dalle divinità, meditazione, asana, pranayama, ikriya, le mudra sono i gesti con le mani ma anche con il corpo, i bandha sono delle chiusure del corpo, i mantra, nesa sono dei modi di toccare il proprio corpo per risvegliare la divinità. E quindi perché trasmisero queste conoscenze? Perché già da allora c'era la tendenza a occuparsi della mente e dello spirito dimenticando il corpo. Allora gli antichi rishi, soprattutto i rishi del Tantra Vidya, della via del Tantra, insegnarono tutte queste pratiche affinché le persone imparassero anche a rispettare il proprio corpo, anche ad essere nel proprio corpo, perché ad essere troppo nello spirito si dimentica la parte corporea che abbiamo e che è quella che più ci fa vivere con la terra, è quella che è in contatto e a contatto con la terra, e quindi
si crea una sorta di schizofrenia, una sorta di scissione che non ci fa bene. Quindi tutte le pratiche che vengono dai rishi, soprattutto di tradizione tantrica, sono tutte pratiche che vengono praticate attraverso il corpo, che hanno il corpo come strumento principale per arrivare allo spirito. Tra queste pratiche c'è la via dei chakra, che è la via dei chakra, che è la via proprio speciale del tantra. Adesso tutte le altre scuole indiane parlano di chakra, ma i chakra sono nati con il tantra. Tantra vidya, vidya è la conoscenza, la conoscenza superiore, la conoscenza spirituale. Tantra vidya fu praticata in India nei periodi prevedici, quindi è anteriore ai Veda, c'era prima dei Veda. Poi fu abolita completamente perché troppo aschematica, troppo fuori dagli schemi, soprattutto con questa storia di dare sacralità al corpo, non era accettata dai Veda, e poi rifiorì di nuovo dal 600 al 1300 d.C. Va bene? Allora, Tantra Vidya è formata da tantissimi, tantra significa anche libro, tra le altre cose, perché tutte le parole indiane, tutte le parole sanscrite hanno sempre tantissimi significati, dai significati più banali, quelli no, come associabili alla vita quotidiana, fino a quelli più, diciamo, filosofici, spirituali, eccetera. Comunque, tra i tanti significati di tantra, uno è proprio libro, e non solo i libri del tantra. Ritornando invece proprio ai libri del tantra, i libri del tantra si chiamano Agama Shastra, proprio per non confondere la parola tantra generale con la parola tantra libro. Gli Agama Shastra, quindi le dottrine, le scritture tantriche, si dividono in Agama e Nigama. Agama in generale, poi Agama di nuovo nella specificazione. In Agama Tantra, Shiva insegna il tantra alla dea Shakti, quindi tutte le strofe sono di lei che chiede e lui che risponde per insegnare, mentre invece Nigama Tantra, che in bengalese è Nigoma Tantra, è Shakti che insegna a Shiva, va bene? Allora lui chiede e lei insegna. Il pezzetto che abbiamo visto prima all'inizio, vi ricordate? Lui dice "Oh beata", è lui che parla a lei. Va bene? Quindi è Agama Tantra, perché è Shiva che insegna. Ecco, già questa è una cosa importantissima da sapere, perché nei Tantra Agama, in cui è Shiva che insegna, Shiva ovviamente pone come figura da adorare la dea. Al contrario, nel Nigama Tantra lei pone come figura da adorare lui. E quindi è uno scambio meraviglioso che poi ritroviamo nei chakra, come vedremo. Dall'India i principi dei chakra viaggiarono in tutto il mondo già anticamente, arrivarono anche in Cina, in Tibet. Infatti la religione tibetana, molto ma molto assorbito dal tantra, ne ha assorbito diciamo quasi tre quarti, poi cambiando con i nomi e tante altre cose che però non rientrano in questa conferenza. Ora, chakra vidya, la conoscenza dei chakra, comprende tantissimi sistemi. Noi in Occidente conosciamo solo quella con i sette chakra, invece ci sono tantissime scuole di chakra in India, e sette non sono i chakra, sette sono i chakra principali, poi ne sono tantissimi altri. La scuola di chakra più famosa, sia in Oriente che in Occidente, fu quella divulgata nel 1577 da Purnananda Yati in un piccolissimo trattato, molto molto piccolo ma molto bello, molto potente, che si chiama Shat Chakra Nirupana, che fu poi tradotto in inglese da John Woodruff nel 1918 e che fu molto amato poi da Jung e da tutti gli esponenti della scuola junghiana. Quindi questo dove si trova? Si trova anche in italiano questo piccolo testo, lo Shat Chakra Nirupana, in un libro che è sempre di George Woodruff,
chiamato anche Arthur Avalon, che si chiama Il potere del serpente. Potere del serpente, io vi dico, non è tradotto magnificamente in italiano. Ci sono dei termini che non corrispondono esattamente, però vale la pena leggerlo perché nell'insieme veramente poi è molto fedele a quello che poi era la traduzione di Woodruff. Anzi, vi dico un piccolo particolare. Chi ha la chance di leggerlo in inglese, lo legga in inglese. Perché? Perché il maestro, il guru di Woodruff, fece una cosa molto, diciamo così, meticolosa, ma secondo me molto importante per vedere se aveva tradotto bene. Praticamente, cosa fece? Diede il trattato al suo discepolo, a John Woodruff, glielo fece tradurre in inglese, poi volle, senza libri davanti, che Woodruff ritraducesse di nuovo in sanscrito il tutto e in bengalese per vedere se era stato fedele agli insegnamenti, e le cose proprio andarono bene. Tradusse veramente bene, quindi è veramente attendibile il testo di Woodruff. Quindi se vi capita, se potete, leggetelo in inglese, altrimenti anche in italiano va bene, anche se alcuni termini non sono proprio molto 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 attinenti. Ora, come siamo arrivati ai chakra di cui si parla adesso dappertutto, in televisione, sui siti, ovunque? Verso la fine dell'Ottocento, attraverso il movimento teosofico, la teosofia, i chakra furono approfonditi. Però poiché il movimento della teosofia aveva una, diciamo, una dottrina particolare che abbracciava anche l'induismo, ma non solo, ecco che la dottrina dei chakra fu trasformata. Furono trasformate parecchie cose, no? E rese più, diciamo, simili al pensiero di Madame Blavatsky, che fu l'ispiratrice della teosofia. E fin qui tutto bene, cioè i teosofi utilizzavano i chakra secondo il pensiero della Blavatsky, secondo il pensiero di Leadbeater e tutti gli esponenti. Però era ancora più o meno fedele alle fonti dei chakra. Quando poi pian piano, attraverso gli scritti, la divulgazione, questi chakra sono diventati conosciuti in Occidente, sono diventati patrimonio della New Age, e da lì sono diventati tutto fuorché quello che era il cammino iniziale dei tantra. Ecco, questo, ho scelto due immagini tipiche proprio della New Age, no, in cui vedete un pochino come sono presentati i chakra. Sono belle immagini, ma i contenuti dei chakra, così come sono divulgati oggigiorno, non sono quelli dei chakra originali. Magari funzionano pure, perché la persona magari ti fa il massaggio in un determinato posto del corpo che ti fa male, quindi ovviamente il massaggio fa bene, eccetera. Però, come vedremo, è tutta un'altra storia quella dei chakra. Andiamo sempre all'etimologia della parola. In effetti dovremmo dire chakram, non chakra, ok? Nel linguaggio quotidiano possiamo dire anche chakra, ma il termine reale è chakram, dalla radice chak. Chak significa ruota, e come dicevo prima, il termine sanscrito è applicabile sia alle sfere alte della spiritualità, sia alle storie di tutti i giorni. Infatti il chak, la ruota, può significare tantissime cose: i cerchi, i dischi, gli strumenti, tutto ciò che comunque ha una forma rotonda e tutto ciò che comunque ha dei raggi, ha un qualche cosa che indica il movimento. Poi i chakra sono anche delle armi divine. Vediamo se qui, sì, vedete quel cerchio intorno al dito della dea, ok? Allora, questo cerchio era l'arma degli dei, un'arma potentissima per combattere i demoni, per combattere, insomma, le forze non molto simpatiche della natura. Quindi chakra è anche un'arma.
Poi abbiamo Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra è sempre quell'arma lì, ma è proprio di Vishnu, di Krishna e di tutte le reincarnazioni e i 10 avatara di Vishnu, tra cui Krishna. E in questo caso prende una forma molto più grande. Vedete la ruota nella mano di Krishna, che è la ruota per combattere i demoni. Poi abbiamo ancora un'altra accezione del termine chakra, che è Sudarshan Chakra. Sudarshan Chakra è un grafico astrologico multiplo, cioè praticamente in inglese diremmo una tri-wheel. Sono 3 cerchi concentrici, uno con il tema natale, uno con quello lunare e uno con quello solare. E si chiama Sudarshan Chakra, questo tipo di grafico astrologico, e serve per andare nel profondo karmico di una persona, proprio per andare a trovare cose molto 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 particolari, quindi non si usa sempre, si usa solo in casi particolari. E poi finalmente arriviamo ai nostri chakra, quelli di cui parleremo stasera. Prima però dovremmo fare una piccola premessa, perché i chakra sono legati a una materia fisiologica, alla fisiologia del prana, che bisogna sapere per capire bene la natura dei chakra. E quindi l'andremo a vedere un pochino alla volta. I chakra, come sapete, sono legati alla dea Kundalini, che è sotto forma di serpente addormentato, avvolto in 3 spire e mezza, alla base del Muladhara. Quindi Kundalini è la Shakti, è l'energia quiescente alla base del Muladhara, e dorme, non può essere sempre sveglia. Dorme perché noi dobbiamo aver bisogno di fare la nostra vita di tutti i giorni, di poter vivere non solo spiritualmente, e durante il percorso sui chakra si immagina di farla svegliare e di farle attraversare tutti i chakra per poi arrivare in alto, dove c'è la sua controparte maschile, il dio Shiva, e lì si unisce e quindi nasce l'ambrosia. Ora, inizialmente su questo cammino è ovvio che una semplice meditazione, ma anche tante meditazioni sui chakra, non fanno innalzare la Kundalini, anche se si immagina che si innalzi. Poi accadrà un giorno in cui questo avverrà e sarà un momento bellissimo, anche se breve, perché anche questo per sempre non può esserci, a meno che non si diventi un'anima liberata. Un'altra cosa a cui sono legati i chakra sono gli elementi che si chiamano Mahabhuta. Mahabhuta perché sono gli elementi sottili, cioè gli elementi da cui sono nati gli elementi grossi del nostro corpo, e sono delle forze vitali presenti in tutto il cosmo, in tutto ciò che esiste. Tutto è formato da elementi. Questi, combinandosi tra di loro, formano la materia, e sono 5 e non 4. Sono 5 perché in più c'è Akasha, l'etere o spazio. Ogni elemento poi è collegato a un senso, a un organo di senso e a un chakra. Ecco, vedete, era importante capire un attimino questo per poi arrivare pian piano ai chakra e avere un'idea precisa. Qui ho preparato una tabella, come sempre. Allora, noi è scritto dall'alto, ma noi cominciamo dal basso, no? Perché quando noi meditiamo sui chakra partiamo sempre dalla parte bassa e poi saliamo in alto. Scusate. Quindi abbiamo prima la terra. La terra è legata all'odorato, all'odore, e come organo al naso, ma anche l'osso sacro, anche se non l'ho scritto. Acqua, che si dice jala, è legata al gusto, e il suo organo è la lingua. Tejas, che è il fuoco, è legato alla vista e agli occhi. Vayu, che è l'aria, al tatto e alla pelle. Akasha, che è lo spazio o l'etere, tutte e due le cose insieme, appunto perché è uno di quei termini sanscriti che sono proprio quasi impossibili da tradurre con una parola precisa del nostro vocabolario. Comunque legato all'udito e alle orecchie. Ora, questi 5 elementi esistono sia nel cosmo
sia nell'essere vivente, che si chiama Jiva, l'essere vivente, con i suoi tre corpi. Adesso è importantissimo capire questa storia dei tre corpi, perché proprio in uno di questi tre corpi sono presenti i chakra. Allora, i tre corpi sono corpo grosso, corpo sottile, corpo causale o cosmico. Quindi il terzo corpo, quello più esterno, è causale o cosmico. Il corpo grosso è quello che vediamo, quello che abbiamo fatto di carne, ossa, sangue, eccetera, ed è il corpo fisico, è costituito anche lui dai cinque elementi ed è soggetto ai cambiamenti di cui parlano tutte le scritture sacre, anche non tantriche: nascita, crescita, maturità, decadimento e morte. Quindi questo è il corpo grosso. Poi invece abbiamo il corpo sottile, chiamato anche corpo astrale, e in sanscrito linga sharira, che è formato dalle nadi, dai chakra e dalle correnti, vayu sono le correnti. Ecco, adesso pian piano stiamo arrivando ai chakra. In questo corpo sottile, che poi è anche il corpo mentale, no? Circola tutto il prana nelle arterie, e questo prana fa sì che il corpo grosso sia in vita e sia soprattutto senziente, sia emotivamente vivo e vitale, vedete, attraverso questo. E diventa particolarmente attivo questo corpo sottile durante le pratiche spirituali. Ma da che cosa è formato? È formato dalla mente, che si chiama manas, e dall'intelletto. Ma non solo, cioè la mente e l'intelletto sono la parte vibrante di questo corpo sottile, ok? Ed è la parte che resta anche dopo la morte. In questo corpo esiste il prana, è lì che c'è il prana. E questo prana circola in una rete di 72.000 canali che si chiamano nadi. Qui abbiamo però la pronuncia, anche qui è nari, eh? È una D questa, ma è diversa da quella che abbiamo visto prima. Quella di prima era una D perugina. Questa qui è una D che diventa quasi una R, nari, che significa anche fiume e significa anche donna. E poi abbiamo il corpo causale, il corpo più, diciamo così, spirituale, è chiamato la mente dell'anima o corpo di beatitudine, è la parte più potente che noi abbiamo, è la parte più potente dei nostri corpi, perché è la porta verso, ma non è l'anima, attenzione, non va confusa con l'anima, è il terzo corpo, il corpo più spirituale, cosmico, profondamente connesso a tutto ciò che esiste, è connesso alle divinità, al cosmo, alla spiritualità, ma non è l'anima. Governa lo stato di sonno senza sogni e samadhi quando appunto si esce proprio da se stessi e si è in uno stato profondo di beatitudine, di connessione con l'universo, da non avere più individualità in quel momento. Infatti collega la coscienza individuale con quella collettiva, ed è in questo corpo, che sono stipate tutte le impressioni, tutte le storie della via, delle vite passate. Ora, le storie delle vite passate sono infinite, perché siamo stati microbi, siamo stati esseri umani, di tutto, animali. Una parte di queste, una buona parte di queste, poi va nel corpo sottile, e una parte di quelle del corpo sottile va nel corpo grosso, nell'amigdala, e sono quelle parti dei karma passati che sono più, diciamo, adatti a questa vita e su cui si può lavorare di più e che orientano di più le nostre scelte, che influenzano in qualche modo la vita attuale. Ora, questi tre corpi sono interconnessi attraverso la respirazione. Ecco perché la respirazione è molto importante, importantissima. È un qualche cosa che veramente tutti dovremmo poter apprendere da bambini, imparare a respirare.
ma non solo imparare a respirare pranayama, i tipi di respirazione, no? Io, dello yoga, ma anche proprio a respirare normalmente, perché non siamo più abituati a respirare normalmente. Se invece questa diventa una pratica quotidiana, 5 minuti al giorno di respiro tranquillo, che cos'è? Respirare con la coscienza del proprio respiro, capire qual è il proprio ritmo respiratorio e capire perché si possiede quel ritmo respiratorio e se si può migliorare o se invece va accettato così com'è. E quindi questo significa già un tipo di meditazione, la meditazione sul proprio respiro, capire, essere coscienti dell'aria che entra ed esce nei polmoni. Infatti durante le meditazioni la prima cosa che si fa proprio questo cammino di consapevolezza del proprio respiro, del proprio stile respiratorio. Ok, qua ho dimenticato di dirvi una cosa, ve la dico subito. Allora, praticamente, vi ricordate, vi ho detto che ci sono 72.000 arterie nel corpo sottile che trasportano il prana in tutto il corpo. Di queste 72.000, tre sono le più importanti e sono anche le più conosciute, proprio perché sono le più importanti, appunto Ira, Pingala, questa è la N come prima, e Sushumna, che sono la porta della luna, la porta del sole e la porta del fuoco. Allora, qui comincia veramente la diversificazione dei chakra secondo l'origine da quelli invece che circolano così nella, come dire, nella divulgazione un po' volgare. Anche queste nadi si trovano all'altezza di quella determinata parte del corpo, ma non in quella determinata parte del corpo. Quindi Ida si trova all'altezza dell'ovaia per la donna o del testicolo per l'uomo destro ed esce dalla narice opposta. Pingala, con la porta del sole, quindi è gialla, di solito gli si associa il colore giallo, nasce all'altezza dell'ovaia destra dell'ovaia o del testicolo sinistro, ovaia per la donna, testicolo per l'uomo, e poi esce dalla destra. Quindi ciò che va a destra esce dalla narice sinistra e ciò che va a sinistra esce dalla narice destra. Ecco perché, come dicevamo prima, la respirazione è molto importante, perché tutto ciò che esce dalle nostre narici è tutto ciò che noi trasportiamo come energia del prana nel nostro corpo fisico e che proviene dal corpo sottile. Chiaro questo? Quindi questo deve essere veramente un concetto molto molto importante da capire. Ora, la cosa interessante è che queste nadi, le due nadi principali, poi ce n'è un'altra ma la vedremo, Ida e Pingala, si intrecciano in alcuni punti. Si intrecciano perché si intrecciano? Si intrecciano perché sono due energie opposte, energia femminile e energia maschile, e l'energia femminile e l'energia maschile hanno bisogno di incontrarsi sempre. Hanno bisogno di incontrarsi sempre, anche dentro di noi, per aiutarci in che cosa? In quello che nella psicologia moderna ha anche chiamato processo di integrazione delle polarità. Processo di integrazione delle nostre polarità, bene, male, brutto, bello, cattivo, eccetera, eccetera, tutte queste cose qui. Allora, ritornando al corpo grosso e al corpo sottile, dove si trovano appunto queste 72.000 nadi, tra cui le più importanti che abbiamo visto prima, dobbiamo ricordare che si somigliano moltissimo. Si somigliano moltissimo. Per esempio, nel corpo grosso, quello che noi vediamo fatto di sangue, di carne e ossa, c'è il midollo spinale. Il midollo spinale è formato da tre strati. La materia bianca, che è quella parte più esterna, che è composta da fibre nervose, da fasci di fibre nervose. Poi al suo interno c'è la materia grigia,
composta di cellule nervose e ancora all'interno un canale sottilissimo, sottile sottile, entro il quale scorre il famoso liquido cefalorachidiano. Se noi andiamo a vedere nel corpo sottile, noi abbiamo esattamente la stessa cosa. Allora abbiamo la parte centrale delle nari, che si chiama susumna, è quella più interna, che è formata da tre strati. Vajra nadi, quella esterna, Citrini nadi, quella interna, e poi ancora più all'interno c'è Brahma nadi, c'è un canale ancora più sottile. Ed è in questo canale sottilissimo che si trovano i chakra, ok? Quindi non si trovano nel nostro corpo grosso, si trovano nel nostro corpo sottile, che ha delle formazioni molto simili a quello grosso. Adesso lo vediamo, qui è visto, come, è visto dall'alto, no? La susumna è vista dall'alto con le sue tre, con i suoi tre canali interni, va bene? Allora noi abbiamo Vajra Nadi, che quando si medita su questi canali, la visione è quella di una corrente luminosa, di una luminosità che somiglia un po' a quella della luce solare, mentre invece Citrini Nadi è una corrente bianca molto simile alla luce della luna. E poi all'interno Brahma Nadi è una luce che è paragonata, proprio nel chakra in Upana, è paragonata alla luce di un lampo improvviso. Avete visto i lampi improvvisi? Per quanto possano far paura, hanno quella luce meravigliosa che in ogni modo è bella da vedere, no? Al di là di quello che poi possono portare. Ecco, la susumna è formata da questi tre strati allo stesso modo in cui abbiamo visto il corpo grosso. Quindi si somigliano, ma sono cose completamente diverse. All'interno della Brahma Nadi, quindi nella parte più interiore della susumna, del canale centrale, si trovano i chakra. Allora io vorrei veramente che usciste da questa sala con un'idea precisa di dove sono i chakra, perché fa veramente male all'orecchio pensare che l'ombelico sia il Manipura, sia il chakra del fuoco, o che la gola sia il chakra Vishuddha. No, non è questo. Questo è ciò che è stato trasformato dall'Occidente di quella che è la conoscenza dei chakra. Va bene? Possiamo dire, per esempio, se parliamo del chakra Vishuddha, che influenza la gola, è associato alla gola, ma non che lo sia. Quindi vorrei veramente che questo sia molto, molto, molto chiaro, perché è veramente importantissimo. Infatti i chakra non sono fisici, ok? Non hanno nessuna consistenza materiale o corporea, non si bloccano né si deteriorano, la loro sostanza è sottile e inalterabile. Ti sblocco il chakra, bloccato. Guardate, è una cosa che io quando sono tornata dall'India proprio mi arrabbiavo tremendamente, proprio andavo in tilt a sentire queste cose. Però è passato tanto tempo e mi sono anche calmata. E quindi, calmata in che senso? Nel senso, se la vedono così, la vedono così. Può darsi che la loro forma mente gliela fa funzionare anche in questo modo, anche se non è quello, però non è quello, avete capito? Non è quello. Né, e adesso veramente sconvolgo e sconvolgerò anche quando si sentirà poi via internet ciò che sto dicendo, non esistono gli Stura Chakra. Nessuno ve li può sbloccare, perché non sono bloccati, capito? Tutt'al più voi potete avere una parte del corpo bloccata che è associata a quel chakra. Allora è ovvio, il fisioterapeuta o chiunque faccia queste cose di qualsiasi terapia vi sblocca quella parte, ma non vi sblocca il chakra. Il chakra è energia sottile e non è assolutamente bloccabile.
è semplicemente addormentato per il nostro bene e poi lo risvegliamo durante la meditazione, ma poi si riaddormenta come la Kundalini, ok? Quindi questo è un altro punto importante da comprendere. Quindi alla fine che cosa sono i chakra? Sono dei canali di energia formati da arterie sottili che prendono la forma di un fior di loto con determinati petali, con un numero specifico di petali. Quindi non sono nemmeno un fior di loto, ma prendono la forma di fior di loto. Prendono la forma di fior di loto perché tra quelle 72.000 nadi, alcune si prendono questa forma, proprio come, che ne so, i fiocchi di neve che prendono una determinata forma, così i chakra. E quindi li chiamiamo anche Padma, Padma significa fior di loto, perché hanno la forma di un fior di loto nel loro modo in cui si combinano, nel modo in cui le arterie sottili si combinano. E quindi ogni petalo, che poi sono arterie appunto, ogni petalo del chakra ha delle vibrazioni speciali, ha un suo suono speciale che bisogna poi apprendere, corrisponde a specifiche lettere dell'alfabeto e risveglia determinate emozioni. Infatti ogni petalo del chakra, quindi di quelle arterie a forma di fior di loto, ogni petalo governa uno stato d'animo. E quando si lavora molto profondamente sui chakra, ma noi faremo una bellissima meditazione alla fine della conferenza, ma è una meditazione piccola, mentre invece quando si lavora proprio sui chakra, si lavora, io di lavoro lo intendo nel senso di lavoro interiore, quando si percorrono i chakra, è un cammino molto lungo perché ogni petalo ti risveglia uno stato d'animo su cui devi lavorare, su cui devi lavorare per migliorare e per poter poi avanzare. Ecco, ritorniamo agli elementi perché prima abbiamo detto nell'introduzione, abbiamo parlato degli elementi proprio perché i chakra sono legati agli elementi. Ogni chakra è legato a un determinato elemento, sempre cominciando da giù, la terra con il suo mantra, l'acqua, il fuoco, l'aria e l'etere. Quindi direte voi, ma non vi siete chiesti come mai i chakra sono sette, qui abbiamo solo cinque elementi, giusto? Perché gli altri due chakra, Agya, quello che si trova all'altezza del terzo occhio, all'altezza, e quello che si trova all'altezza del cranio, non sono più legati agli elementi, ma sono legati ad una cosa molto bella. Praticamente Agya è legato all'intelligenza cosmica, quindi è un senso che noi non conosciamo, il senso dell'intelligenza cosmica. E il Sahasra, quello che è più in alto, è legato tutto ciò che esiste in qualsiasi realtà possibile e immaginabile. Va bene? Quindi queste sono le appartenenze dei chakra. Ogni chakra ovviamente è legato all'elemento e al mantra. E anche qui dobbiamo fare attenzione. Questi mantra, lam, vam, ram, yam, ham, non sono i mantra dei chakra, eh? Sono i mantra degli elementi. Ok? Praticando sui mantra degli elementi, quindi si risveglia, si va in ogni modo a contattare il chakra, perché noi non possiamo contattare direttamente il chakra, no? Perché dobbiamo passare dal corpo grosso al corpo sottile, ma contattando l'elemento legato al chakra si può andare nella dimensione del chakra attraverso il suo mantra, il mantra dell'elemento. Poi i chakra sono legati anche, ogni chakra è legato anche a delle specifiche divinità, sempre due, divinità maschile, divinità femminile. Nella filosofia indiana, nella spiritualità indiana, le divinità sono sempre in coppia. Non esiste il Dio o la Dea, sono sempre una coppia. Ecco perché
l'unione e l'amore è sacro. Quindi ogni chakra è associato a una coppia divina e anche a una divinità planetaria. Poi, la cosa interessante è che questa abbiamo detto che ogni chakra è associato a una coppia di dei, no? Del Dio e la Dea. Però queste divinità in effetti ci sono, sono sempre lei, la Kundalini, che prende la forma di queste divinità, ok? Ma non solo. Andiamo a vedere poi in che modo si rapporta al nostro corpo grosso. La cosa interessante in tutto questo, ed è la cosa che ha confuso appunto la New Age, è che queste divinità appartenenti ognuna ad un determinato chakra governano determinati tessuti del nostro corpo, determinate sostanze del nostro corpo. Per esempio, scendendo sempre partendo sempre dalla parte bassa, no? Quindi dal Muladhara della terra, noi abbiamo la dea Dakini che governa la linfa. Poi saliamo più su, Svadhisthana, abbiamo la dea Rakini che governa il sangue, Lakini la carne, Kakini Anahata, scusate, il grasso, Shakini le ossa, Hakini il midollo e Yakini seme. In realtà io un po' italianizzato, qui si dovrebbe dire Dakini, Rakini, Lakini, Kakini, Shakini, Rakini e Yakini. E poi quando parlo italiano mi confondo anch'io, lo dico all'italiana, ma è l'ultimo accento è sull'ultima. Quindi in questo senso, i chakra governano anche la parte del nostro corpo grosso, no? Queste parti, queste sostanze del corpo. Ma anche lì non è nessuna persona che ti può migliorare queste parti bloccando il chakra. Sei tu che meditando su quel determinato chakra, come effetto collaterale, hai un beneficio in questa parte, in questa sostanza del tuo corpo. È chiaro questo? Ecco, ricordatevelo veramente bene, perché è molto importante. Poi, come dicevamo prima, i chakra sono anche associati ai pianeti, quindi ci sono anche meditazioni che si possono fare attraverso le energie planetarie per poi, in ogni modo, andare a contattare i chakra. O si può fare, per esempio, qui ho messo il primo in alto e l'altro in giù. Allora abbiamo Saturno per il Muladhara, poi abbiamo la Luna per lo Svadhisthana perché è legata all'acqua, poi abbiamo Sole e Marte che sono entrambi molto caldi per il Manipura, poi abbiamo Venere, il quarto, l'Anahata, che è il chakra che governa il cuore e quindi non poteva non essere Venere. Il quinto chakra che è Vishuddha, quello appunto che governa la gola e che non è la gola, è associato ovviamente a Mercurio, la comunicazione, ok? E poi il settimo, che è legato alla consapevolezza e alla coscienza, possiede tutti gli altri corpi celesti che esistono nel nostro sistema solare e in tutti i sistemi cosmici. Qui vi ho fatto una piccola panoramica di tutte le corrispondenze di cui abbiamo parlato, che non andremo adesso a vedere una per una, però chi vuole queste tabelle me le può chiedere via email e ve le mando, ok? Perché adesso sviscerarle, insomma, non servirebbe. Anche qui ancora un'altra tabella con il numero di petali, l'elemento, come abbiamo visto prima. E adesso andiamo a vederli uno alla volta prima di entrare poi nella parte della meditazione. Vi ricordate da dove cominciamo? Cominciamo dalla parte bassa, dalla terra, dal Muladhara. Il Muladhara che cosa significa Muladhara? Mula significa radice, ok? Adhara significa sostegno, quindi il Muladhara è il sostegno della radice. Ma se voi ci pensate, no? Il Muladhara governa l'osso sacro, e l'osso sacro
e governa anche i piedi. I piedi e l'osso sacro non sono il sostegno del nostro corpo? E lo sono anche del corpo sottile. Quindi Muladhara, radice, sostegno della radice, è formato da 4 petali rossi, da un cerchio bianco, lo vedete? Poi all'interno c'è ancora un altro quadrato giallo-dorato e l'elemento è la terra. Anticamente, nell'antica India, il colore che veniva associato alla terra era il giallo. Ecco perché questo quadrato è rappresentato con il giallo. E poi la terra era rappresentata attraverso il quadrato, perché il quadrato, attraverso la sua simbologia antica, che è quella anche della geometria sacra, corrisponde proprio alla terra. Un'altra cosa, quasi tutti i chakra sono associati anche ad un determinato animale, che poi è l'animale guida di quel chakra. Nel nostro caso abbiamo un elefante con 7 proboscidi. L'elefante con 7 proboscidi rappresenta la nostra memoria. Ecco perché questo chakra corrisponde anche all'odorato, perché nell'odorato è nascosta la memoria emotiva, rappresentata dall'elefante con le 7 proboscidi. 7 proboscidi perché rappresenta, diciamo così, simbolicamente le 7 vite principali di cui portiamo l'odore dentro di noi e attraverso il cui odore possiamo riconoscere storie karmiche della nostra vita. Quindi, vedete quanto l'elemento sia importante per poter poi entrare in contatto con i chakra. Subito dopo abbiamo Swadhisthana. Swadhi significa gioia, sthana significa luogo, è il luogo della gioia. Ecco, Swadhisthana. I petali sono 6, anche qui sono rossi, ma è un rosso leggermente diverso da quello del Muladhara, è meno forte. L'elemento ovviamente è l'acqua, che è rappresentata dall'animale il coccodrillo, che è l'animale che rappresenta l'acqua. Il senso è il gusto, l'acquolina in bocca, no? Per dire, per esempio. C'è una falce di luna, la vedete, non si vede molto bene in questa immagine. Poi c'è il mantra che è Vam, col puntino sotto. Il coccodrillo, l'abbiamo detto. E poi abbiamo Vishnu seduto sull'uccello Garuda. Vishnu, quindi, in qualche modo abbiamo 2 animali in questo chakra. Abbiamo il coccodrillo, che è il simbolo dell'acqua, e poi abbiamo Varuda, che appartiene alla divinità maschile. E la dea, e la dea è Rakini. Poi abbiamo finalmente il fuoco, Mani Pura. Pura significa città e Mani gioiello, è la città del gioiello. La città del gioiello perché quando si intraprende la via dei chakra, quando si arriva in qualche modo a entrare veramente, profondamente in contatto con il Muladhara, si capisce quale strada si vuole intraprendere nella propria vita e si capisce se veramente si vuole scegliere di dedicarsi, per esempio, alla vita spirituale. Quindi è un momento di grande cambiamento quando si arriva al Manipura, è un momento in cui accade qualcosa che cambia la vita e accade perché l'abbiamo deciso soprattutto. Allora, il senso associato è la vista e questo, insomma, penso che sia facilissimo da capire, no? Anche focalizzare fuoco, la vista. Gli organi d'azione, appunto, sono gli occhi, i petali sono 10 e sono blu. E anche qui, come mai al fuoco i petali blu? Petali blu perché il blu è la parte più sottile del fuoco. Vi avete mai guardato un fuocherello acceso, anche una candela? C'è quella, anche nella parte più luminosa, accesa, gialla, rossa, c'è l'anima. L'anima del fuoco è blu, c'è quella particella blu che vedete dentro. Ecco perché i petali sono blu. Ed ecco un'altra cosa a cui fare attenzione, perché nella New Age vi danno colori completamente inventati dei chakra, invece questi sono i colori. E il blu profondo del fuoco è l'anima del fuoco, il blu, ok? Che è appunto il contrario del rosso.
Poi abbiamo qui un triangolo rosso rovesciato, il mantra è Ram, l'animale è un ariete, l'ariete che porta il dio del fuoco Agni, l'archetipo maschile è il dio Rudra, quello femminile è la dea Lakini e l'elemento, l'abbiamo già visto, è il fuoco. Adesso facciamo una carrellata veloce di questi per potervi proprio far gustare poi una piccola meditazione. Poi abbiamo questo chakra da un nome anche per gli indiani, un nome molto strano, Anahata. Anahata significa strumento da cui esce un suono senza che sia stato toccato né percosso. Quindi è un suono udibile e non udibile. Diciamo che forse, volendo metaforicamente, come dire, dare un'immagine a questo suono, potremmo pensare al suono del cuore, no? Al battito del cuore che fa un rumore senza che ci sia una corda che venga toccata. Ma è giusto così, metaforicamente. In realtà, in questo, quando si arriva a questo chakra, all'Anahata chakra, è un momento molto, 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 molto bello, perché si sente la voce dell'universo, si sente la voce dei propri maestri, quelli di questa vita, quelli dell'altra vita. È un momento veramente... E ovviamente, ne beneficia la comunicazione. La comunicazione diventa molto armoniosa, diventa non assertiva, come si dice, no? Nella psicologia manageriale, ma armoniosa per parlare al cuore della persona secondo la sua voce. Parlare al cuore della persona secondo la sua voce non significa imitare la voce della persona, ma significa trovare l'accento che tocca il suo cuore perché è simile al suo accento. E farlo con tutte le persone immaginabili. Ovviamente, come sempre in queste cose, non è che si può fare 24 ore al giorno e nemmeno, diciamo così, 7 giorni alla settimana. Però riuscire a trovare un'intonazione che nei limiti del possibile sia più possibile simile al cuore delle persone, e allora va bene. Ed è quello che poi, per esempio, nel counseling, nella psicoterapia, eccetera, è quando hai il momento di grazia col tuo paziente, quando parli la sua lingua, ma non la sua lingua, quella del corpo grosso, la lingua del cuore, che è quella delle sue emozioni, allora avviene la compassione, l'empatia e scatta qualcosa, e scatta la terapia, e scatta il momento. Ovviamente, dal punto di vista spirituale, questo scatta, diciamo così, prima di tutto con noi stessi, va bene? Dal punto di vista, se noi volessimo, no? Perché si usa anche lavorare con i chakra attraverso le varie terapie, però anche lì c'è l'illusione di pensare, io attraverso il chakra adesso riesco a entrare nel mondo del paziente, per dire, però se il paziente non ci mette il suo anche a entrare nella tua lingua, a niente serve, capito? Diventa un discorso inutile, quindi si deve creare veramente il momento di unione in cui io parlo la tua lingua, tu parli la mia lingua e ci capiamo meravigliosamente. Quindi c'è un atto di volontà da parte delle due persone. Un atto di volontà perché Vishuddha è il purificare la volontà per poter andare avanti sul cammino. Eccolo. Vishuddha non significa purificato, io ho scritto purificato, ma significa doppiamente purificato, doppiamente, B significa doppio, doppiamente purificato, e presiede a tutte le esperienze oniriche, per esempio, delle persone che in altre vite hanno innalzato il livello del prana molto profondamente in Vishuddha, sono persone che nascono già con delle doti artistiche bellissime, potentissime, ok? Però è anche l'energia che come dire, fa emergere le esperienze oniriche, il sogno,
tutti i tipi di sogni, dai sogni più semplici ai sogni spirituali, ai sogni insomma, di qualsiasi genere. I petali sono 16 e sono viola, perché sono 16 e sono viola? Sono 16 e sono viola perché cominciamo adesso pian piano ad entrare nel mondo della luna, che è fatto da 16 lunazioni, 15 conosciute e una sconosciuta. Perché viola? Viola perché era il rosso precedente con il blu precedente e quindi ci avviciniamo al viola. Ecco perché, vedete, è importante essere fedeli alla tradizione che ti parla dei colori e non inventarli, ok? L'elemento, come abbiamo visto prima, è etere. Poi abbiamo il triangolo, il mantra Ham. Ham, perché quando noi emaniamo questa H aspirata, l'H aspirata sta a significare che noi già abbiamo fatto tutto il percorso precedente con la respirazione e quindi adesso abbiamo un respiro più puro, più purificato, che è attraverso questa lettera H, la lettera H che di per sé, insieme alla M, trasforma qualsiasi parola in un mantra. Poi abbiamo l'archetipo, la divinità maschile, che è Sada Shiva, è una delle forme di Shiva, vedete? Poi abbiamo l'archetipo, o meglio la divinità femminile, che è Shakini, signora delle arti e della parola. Allora, poi dopo faccio una piccola digressione. Adesso ritorniamo all'elefante, l'elefante bianco ma con una sola proboscide, non più con 7 proboscide, e senso associato è l'udito, perché è molto importante per la comunicazione, va bene? Allora, Shakini, signora delle arti e della parola, lei appare di solito come una cornacchia. Ora, nella parte, nella volgarizzazione della storia dei chakra, tutte le persone sono molto attratte da Vishuddha, soprattutto perché appunto c'è un beneficio sulle arti e sulla parola. Però non è che se io vado a meditare sul Vishuddha divento una poetessa o un artista. E da questo tipo di cose, da questo tipo di cose che ci dobbiamo allontanare, altrimenti è un'altra cosa, non è la via dei chakra. È ovvio che una meditazione che arriva anche a Vishuddha come effetto collaterale ha il potenziamento di queste cose se ci sono. Chiaro? E poi arriviamo ad Agya. Agya significa comando. Dice, ma che si comanda qui? Perché si chiama comando? Perché finalmente, attraverso questo chakra, io sono in grado di poter avere il comando, ma non è nemmeno la... Io sempre non trovo, è stato tradotto così in tutte le lingue questa parola comando, ma non è quello proprio il significato. Diciamo che ho la gestione di tutte le mie storie interne ed esterne. Ecco, in questo senso si chiama comando. E presiede alle visualizzazioni e alle esperienze di consapevolezza. Ecco, comando nel senso che divento consapevole e divento consapevole anche attraverso le visualizzazioni. E anche qui devo fare una piccola digressione, una piccola spiegazione, delucidazione. Visualizzazione ed immaginazione non sono la stessa cosa, ok? Immaginazione è quando io, per esempio, prendiamo proprio un chakra, ok? Per fare l'esempio. Io posso immaginare il chakra anche esattamente così come descritto dalla fonte antica, ed è lo immagino. Quando lo visualizzo invece, la visualizzazione, che poi si chiama dhyana, la visualizzazione richiede tutti i sensi, richiede tutti gli elementi. Allora, visualizzare significa che io questo chakra che vedo, che immagino prima, se lo visualizzo, io lo vedo con gli occhi, lo sento con la pelle, ne sento il mantra,
tutto in me lo sente perché è visualizzato attraverso il corpo sottile di cui parlavamo prima. Chiaro? Ecco, questo è un punto molto importante. Qui vi ricordate, prima abbiamo detto che qui usciamo un po' dai cinque sensi e andiamo nella mente cosmica. Nella mente cosmica, infatti, la consapevolezza porta anche alla consapevolezza e alla famosa unione con il cosmo. Al momento in cui veramente ci sono anche dei momenti della vita, no? Pur non necessariamente meditando sui chakra, che ci si sente in contatto con il cosmo. In quei momenti, in quel momento in cui si sente forte questa connessione, agya è in fermento, c'è qualcosa che sta accadendo. Quel chakra si sta risvegliando e ci sta facendo vedere, ci sta facendo sentire. E poi finalmente arriviamo a Sahasrara, che è detto di mille petali, ma in realtà non sono mille petali, sono infiniti petali. Si dice mille per dare un senso di grandiosità, no? Ma in realtà sono mille petali e sono infiniti petali, e qui ci sono tutti i mantra possibili e immaginabili, ci sono tutte le divinità, ci sono tutti i sensi, anche quelli che non conosciamo, e il mantra per eccellenza, il mantra primevo, il mantra primordiale Om. Ed è qui che avviene ciò che è chiamato il processo alchemico divino, in cui la Kundalini, che ha attraversato tutti i chakra, raggiunge questo posto, si unisce a Shiva e si ha la beatitudine. E questa beatitudine poi che cosa fa? Questa beatitudine fa nascere una sostanza che si chiama Amrita. Amrita, che è il nettare divino. Amrita, che è il nettare divino. Quando il nostro corpo sottile, no? Quando il nostro corpo sottile gusta questo nettare divino, avviene qualcosa anche a livello fisico, perché avete visto che sono connessi, e c'è una profonda salivazione. Perché la saliva è, diciamo così, il sostrato fisico che rappresenta il sostrato sottile dell'amrita, che è gustato dal nostro corpo sottile. Ecco perché questi corpi devono essere sempre connessi, no? Come dicevamo prima, non dimenticate mai il vostro corpo fisico. Curatelo, amatelo, curiamolo, amiamolo, perché attraverso questo meraviglioso corpo fisico che abbiamo avuto, noi possiamo avere tutte queste esperienze e possiamo andare agli altri due corpi. Però se lo maltrattiamo non va bene. O se no, lo ignoriamo, a volte non è che si maltratta, si ignora, non gli si dà la sacralità che invece possiede, va bene? Quindi, in quello che dicevamo all'inizio, è importantissimo avere la consapevolezza del respiro, perché il respiro è quella cosa meravigliosa che connette i tre corpi, che tiene tre corpi uniti. Ed è anche il mezzo per poter entrare nel corpo sottile in una maniera più tranquilla. Qui, scusate, voglio far vedere un'altra cosa. Penso che c'è ancora un po' il tempo. Ah, qui ecco, vedete questo mantra, Hamso, che si può dire anche Hamsa. Hamso o Hamsa, dipende. Così appunto nel sud dell'India dicono Hamso e nel nord dell'India Hamsa, in effetti è una A breve, è il mantra che ciascun essere vivente ripete infinitamente senza nemmeno saperlo. Ed è semplicemente la respirazione, che è fatta di inspirazione ed espirazione. La meditazione sui chakra ha degli effetti. Il primo effetto, sempre passando attraverso la respirazione, armonizza il respiro individuale con quello del cosmo. Veramente, se voi vi mettete solo a meditare respirando, a un certo punto veramente sentite la vostra unione con il cosmo.
anche se per un attimo, però veramente la sentite. Ora, secondo la tradizione, secondo le fonti tantriche e non tantriche, vi sono vari livelli di meditazione. I più importanti o quelli più conosciuti, forse possiamo dire, sono tre. La meditazione concreta, che è la semplice visualizzazione dei chakra, è di per sé un percorso semplice e completo, però è la parte, diciamo così, più semplice della meditazione. Poi abbiamo la meditazione luminosa, che è l'immersione nei chakra partendo da una fiammella e dai mantra, e quindi invece di visualizzare i chakra, visualizzo prima la fiammella, poi i mantra degli elementi, vi ricordate che sono degli elementi e non dei chakra, e da lì poi mi immergo nei chakra. Poi abbiamo la meditazione sottile, quella proprio come il corpo sottile, no? Che è un viaggio completo nei chakra, sino al, l'ho ripetuto, all'unione con il cosmo e con la divinità prescelta. Ed è lì che c'è il risveglio della Kundalini. Perché dico divinità prescelta? Perché praticamente le pratiche indù, le pratiche indiane, le pratiche del tantra hanno qualcosa di molto specifico e di molto bello, secondo me, è che tu, quando li pratichi, non devi necessariamente scegliere la divinità indiana, puoi scegliere la divinità che è nel tuo cuore e funziona uguale, perché è quella poi in effetti che ti guida. La meditazione sui chakra e sul respiro stimola le famose nadi, vi ricordate le 72.000 nadi, le stimola. E all'acme della sua funzione, ci vogliono molte vite tra parentesi, può risvegliare la Kundalini. Poi ci sono varie pratiche per poter meditare sui chakra, e ce n'è una molto semplice, che è meditare e visualizzare i chakra in successione, e poi ce n'è una leggermente più così, meno semplice, però è ancora molto semplice, che è quella di proiettare le divinità in varie parti del proprio corpo. E questo si chiama, questo tipo di meditazione si chiama nesa, proiezione della divinità, detto in altre parole. Allora, abbiamo detto all'inizio che i chakra non sono bloccati ma sono addormentati. La Kundalini è addormentata e quando si risveglia ascende fino all'ultimo chakra, come abbiamo detto, ed è il momento di grande beatitudine. Questo già l'abbiamo detto anche prima, ma lo ripeto, dopo aver attraversato i chakra, lei sempre, la energia, la Shakti Kundalini, riprende la forma originale, quindi non è più quella di serpente arrotolato, ma è quello di Dea, si unisce al suo amato, al suo compagno Shiva, e le persone che praticano a questo punto gustano un primo sorso di quel nettare divino di cui abbiamo parlato prima, che è l'Amrita, va bene? Adesso sembra un cammino semplice, ma un cammino estremamente complesso che richiede veramente tanto tempo e tanta dedizione. E adesso facciamo quella piccola esperienza di meditazione di cui abbiamo visto prima. Facciamo proprio una cosa molto semplice, facciamo due passaggi. Un passaggio in silenzio che attraverso quella che potrebbe essere l'immaginazione. Poi facciamo il secondo passaggio dopo, ad occhi chiusi, ve lo dirò io quando, in cui facciamo proprio un percorso nelle parti emotive che sono legate ai chakra, va bene? Quindi adesso facciamo occhi aperti e silenzio, ascoltate la musica, vedete le immagini che ci sono, quindi la parte immaginativa. Poi a un certo punto vi dirò di chiudere gli occhi e facciamo la parte che va attraverso il corpo sottile. Adesso utilizziamo il corpo grosso, bene? Siamo pronti?
ad intercettare il corpo sottile, i chakra attraverso il corpo sottile. Abbassiamo un po' la voce della musica. Qui che si trova lei, la dea Kundalini, sotto forma di serpente in tre spire in mezza. E lei inizia ad alzare la testa per svegliarsi e ti riporta per un attimo a quelle che sono state le tue paure. E adesso la Kundalini, che ha innalzato la testa, arriva al secondo chakra, il chakra dell'acqua, il chakra legato all'acqua. Visualizza l'acqua in tutte le sue forme. Acque in cui sono conservati i ricordi di tutti i piaceri che hai vissuto, ma anche dei sensi di colpa. Lascia fluire questa accusa che fai a te stesso, a te stessa. Non lasciarti avvelenare da questa accusa. Perdonati e vai avanti. E la Kundalini si innalza e arriva al terzo chakra, il chakra del fuoco. Visualizza il fuoco in tutte le sue forme. Il fuoco in cui sono legate tutte le tue storie connesse al potere e alla volontà, alla forza di volontà e al potere. E alla forza di volontà e al potere sono legate tutte le volte in cui la tua forza di volontà si è scontrata con le delusioni. Qual è stata la tua delusione più grande, più cocente proprio, per usare un termine legato al fuoco, quella più scottante? Porta
portala fuori e offrila alla dea Kundalini, al fuoco della Kundalini, che si innalza ancora di più e arriva a Anahata, il famoso chakra del suono non prodotto. E il fuoco diventa aria, guarda l'aria in tutte le sue forme possibili e immaginabili, anche quella del tuo respiro. Anche quella del tuo respiro. Ed è in quest'aria che aleggia lei, Kundalini, e che risveglia in te le tue storie legate all'amore, all'affetto, ma anche al dolore, ai dispiaceri, alle perdite. Qual è stata la perdita più significativa della tua vita o più dolorosa? Lasciala uscire fuori e attraverso l'aria offrila alla dea Kundalini. Che ancora si innalza e va più in alto e arriva a Vishuddha, il chakra che governa l'etere, lo spazio, sia lo spazio terrestre che quello cosmico. Ed è in questo spazio dove riappare l'elefante che emergono altri ricordi legati a verità e menzogne. Ecco, questo è un momento molto importante. Qual è stata la menzogna su te stessa che più ha nuociuto alla tua vita? Lasciala emergere nell'etere, nel suono, che l'etere è legato al suono, e offrila alla dea Kundalini, che adesso si innalza ancora di più e arriva all'Agya, il regno della luce, quello che di cui parlavamo prima, comando, la consapevolezza. E questo momento bellissimo perché puoi uscire dall'unione della separazione e sentirti in connessione con l'universo, con tutto, grazie all'energia della Kundalini. Arriva al loto dagli infiniti petali, visualizza un loto con infiniti petali, tantissimi, di tutti i colori. Lasciali fluire, non condannarli, lascia fluire i tuoi attaccamenti.
non ti importa più dei tuoi attaccamenti e alcuni sono anche necessari. Gusta per un attimo l'energia dell'universo. Perché è qui che la dea Kundalini incontra il dio Shiva. Piano piano, mentre io resto in silenzio, attraverso quello che è il ricordo dei chakra, pian piano riscendi giù fino ad arrivare di nuovo alla terra, mentre io resto in silenzio. Riprendi il contatto con il tuo corpo fisico battendo un po' i piedi a terra. Muovendo un po' le mani. Ingoiando un po' di saliva. E poi piano piano apri gli occhi e ritorna in questa stanza. Bene. Ecco, questa era una brevissima meditazione, giusto per farvi gustare un attimino questo percorso dei chakra, che è molto bello. E ancora più bello, ecco, questa è un'immagine molto bella che dà un po' l'idea dell'insieme, no? Di tutto quello di cui abbiamo parlato stasera. Adesso magari chiudiamo qui e facciamo una cosa che è molto bella, che si fa di solito quando si lavora sui chakra, in gruppo, insieme, c'è una condivisione. Perché la condivisione? Non perché debba essere qualcosa di obbligatorio, qualcosa del genere, ma poiché è stata un'esperienza collettiva, ognuno dando un feedback, ma non di tutto, di una parte che ritiene di voler condividere, aiuta gli altri a ricordare qualche cosa. Perché? È come se l'energia, no, è come se l'energia ha circolato in tutti noi, quindi ognuno possiede un pezzetto di sé che appartiene in qualche modo anche agli altri e gli altri ascoltandolo possono prenderne consapevolezza. Va bene? Diciamo sempre chi ha voglia inizia. Prego. Diciamo che un pezzettino è una sensazione. Una sensazione, esatto. Di protezione. Forte, così sentono tutti. Una sensazione di protezione. Sì, sì. Tranquillità, però in maniera più specifica di protezione. Sì, infatti, sì. Poi? Una lunga discesa e poi una risalita molto molto lenta, molto graduale, molto, molto sentita, passo passo. Quindi accompagnata proprio con la consapevolezza, sì. Viaggio nel proprio essere. Sì. Non è stato di contattare delle divinità che conosco. Sì. No, più di ho risposto anche i colori. Sì. Quindi il contatto con i colori, sì, dei chakra, che pure sono molto importanti. Io ricontattato cosa che faccio, ho ricontattato determinate, diciamo, energie, sì, così, sì, che, vabbè, che io, con, a cui io mi riferisco, sì, 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 sì. Quindi l'hai personalizzato attraverso le tue energie, ottimo, sì, infatti. Sì, vabbè, le mie guide, sì, le tue guide, sì. Poi? Le
sia la consapevolezza che non c'è un contatto col corpo. Perché forse le navi sono da risvegliare, non lo so. La respirazione anche non va bene. Quindi ecco. Quindi questo è il problema. Riprendere contatto con il corpo, eh? Riprendere contatto con il corpo è importantissimo, sì. Poi, veramente, guarda Giuliana. Io sono sì. Sì. Dimmi. Quando chiudo gli occhi e sento il palito sul respiro, poi sento l'energia proprio a livello del capo che mi avvolge, sento proprio a livello fisico. Sì, sì, sì. Quindi c'è il passaggio dell'energia sottile al corpo fisico, sì. In effetti è questo, no? Il passaggio che avviene quando la sentiamo. Da lì arriva il nostro corpo fisico. Un forte senso di connessione, di unità e abbastanza calore nella parte alta del corpo. Quindi il calore, eh? Quindi diciamo che la parte del Manipura che ha mandato più fuoco. Sì, 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 sì. Sì. Poi? Qualcun altro? E va bene così, se nessun altro da dire. Guardate, vi ringrazio veramente perché no, per queste cose non battiamo le mani, va bene per l'astrologia, per queste cose qui non le battiamo le mani, ok? Perché è un'altra cosa, è un'altra storia. Vabbè, per le conferenze di astrologia cioè, va bene, qui no, non lo facciamo, perché conserviamo l'energia di questa bella esperienza che abbiamo fatto. Che è un'esperienza molto breve, ma io penso molto intensa perché vi ha poi riassunto a livello fisico, a livello di corpo sottile, quello che poi è stato detto attraverso le parole. E quindi io spero che possiate veramente uscire da questa sala con un'idea precisa dei chakra, con il sapere che è qualche cosa di meraviglioso che nessuno potrà mai sporcarvi, che nessuno potrà mai pulirvi. Va bene? Grazie. Spero di rivedervi alle prossime. La prossima è il 24, se non mi sbaglio, 24 novembre, ma tanto poi ci sarà tutto al 26 novembre sugli aspetti planetari, poi come sempre alla fine chi si prenota avrà una piccola interpretazione di un, poi scegliamo quale magari forse per ognuno quello che è più importante, l'aspetto più importante, va bene? Se avete delle domande fatele, per esempio. Può interferire con la percezione dei corpi sottili in questo periodo? La luna può interferire? No, attraverso se l'energia. No, diciamo così che se tu, questa è una cosa molto importante perché per esempio l'astrologia in India è molto legata alle vie spirituali. Quindi ci sono determinate lunazioni che favoriscono di più il lavoro spirituale interiore, per cui se tu mediti con una determinata luna, se la tua intenzione e se la tua dedizione è buona, viene magnificata la cosa. E quindi questa si chiama la qualità del tempo. La qualità del tempo significa anche magari associare determinate meditazioni a determinate lunazioni. Sì, però tutto dipende sempre da te, tutto dipende, cioè non è che solo perché la luna. No, ci deve essere del proprio. Come dicevamo prima quando avevo parlato del Vishuddha, no? Per quanto tu possa avere la lingua dell'altro, fai del bene all'altra persona, ma se l'altro non è disponibile, no? A ricevere anche la tua lingua, c'è stato un passaggio ma non c'è stato l'incontro. Sì. Se avete domande fatele, che c'è ancora un po' di tempo. Se non le avete va bene uguale.
Sì, anche, però di solito preferisco fare delle full immersion, cioè praticamente 2 o 3 ore oppure una giornata, cose di questo genere, per poter proprio entrare, per farlo bene, insomma, per farlo bene. Dove vediamo l'informazione? Nel tuo sito? Sì, nel mio sito, oppure, se, oppure tutto tramite Elisa, anche, tramite Elisa. Sì, tramite Elisa, perché adesso insomma daremo a lei anche tutte le cose. Va bene? Ok. Grazie. Grazie, però te lo possiamo dire. Sì, vabbè, quello sì. Grazie, l'importante non... Beh, guarda, sono molto, molto felice, veramente, perché vi ho visti tutti ad occhi chiusi, proprio viaggiare bene. Attraverso la vostra personalità, attraverso il vostro modo di farlo, e deve essere personalizzato così, se no diventa un dogma, non va bene. Ok?